La pittura è il quadro, vedete, uno fa il murales, vabbè, un imbianchino, insomma, non è una cosa. Cosa immediata per percepita dagli abitanti del quartiere o dai passanti o dai visitatori occasionali è il fatto che invece di un muro grigio di cemento armato, più o meno squallido e più o meno rivestito di muschi e licheni cresciuti sulle infiltrazioni di acqua, ci sono dei muri colorati. Questa è la cosa più di base, proprio terra terra, perché tanto vale buttare delle boate di colore sul muro, sarebbe comunque colorato. Allora c'è chi dice no, hanno inguacchiato un muro, no? Non si capisce che è un fatto intenzionale. E serve a testimoniare anche a chi viene da fuori che nel quartiere c'è qualcosa di vivo, no? Perché non è che qua, normalmente, spesso sul giornale gli stessi abitanti del quartiere protestano perché le notizie che vengono dalla periferia sono soltanto le notizie di ammazzamenti, di spari, di arresti di camorristi, eccetera. E pare che tutti quanti siano camorristi, che sia quasi il far west. In effetti è un po' tipo il far west, sia per il calore, ogni tanto. Però non è che si spara tutti i giorni o a tutte le ore, ci sono solo delle ore deputate. Per cui nel resto del tempo si vive normalmente. Cioè ci sta una maggioranza, stragrande maggioranza delle persone che abitano qua, che sono vittime di questi quattro, perché poi l'emergenza delle male persone, della mala razza, delle cose, è più evidente che non la normalità delle persone, diciamo, per bene, comuni, normali. Dalla nascita del Gridas già abbiamo parlato prima, cioè da questa assemblea al centro sociale alla fine dell'anno scolastico del 1981, giugno, e poi si è prolungato nell'estate dell'81 e poi negli anni successivi. Diceva Don Milani che politica è la vita dell'uomo, non ha senso ciò che non è politico, nel senso che politico è il tentativo di costruire insieme la soluzione ai problemi comuni. Risolvere da solo è fascismo o è egoismo, che è la stessa cosa. In questo senso politico si è sviluppato cercando di mettere a frutto le esperienze dell'attività artistica a servizio di un discorso di coscientizzazione. Abbiamo visto per esempio la televisione dice bugie perché sta in mano a poche persone che omologano il consenso di tutti. Allora facciamo noi la televisione che dice quello che noi vogliamo far sapere. Allora si inventa un televisore di compensato largo extra large, 1,20 m di larghezza, con dentro un rotolo di tela dipinta a quadri che si illustra per la strada. Allora diventa immediatamente un esempio di teatro di strada, per cui richiama l'attenzione della gente e gli si fa dire quello che si vuol dire, che non è la stessa cosa che un volantino verboso scritto fitto fitto che nessuno si legge, si prende per buona cortesia da chi lo distribuisce e poi si butta, ma invece è al posto del volantino il fumetto, che già è più accattivante. Se abbiamo delle belle immagini nell'87 quando si fece il referendum contro le centrali nucleari, tra gli altri, facemmo, grazie a Franco Nocella, stampammo in 10.000 copie un fumetto contro le centrali nucleari, atomo perché e per chi. Questa è educazione artistica, cioè educazione a vedere, a guardare con gli occhi propri e non con quelli della televisione, per cui uno dei simboli che ricorre spesso nei nostri murales è l'albero della conoscenza, un albero da cui crescono mani, piedi, occhi, orecchie, occhi e orecchie. Le orecchie per ascoltare i suoni altri, diversi da quelli a cui siamo abituati, gli occhi per vedere con i propri occhi e non con quelli della televisione, omologati e scelti già a priori, le mani per fare, e che altro? E gli occhi, le mani, le orecchie e i piedi per andare a vedere di persona, perché non è che uno si fa raccontare, va a vedere come stanno le cose. Le maschere, noi abbiamo cominciato, la prima iniziativa fu gonfiare dei palloncini
e incollarci la carta con la colla attorno, però venivano delle teste d'uovo che insomma potevano essere simpatiche, ma non... Poi col tempo abbiamo conosciuto l'esperienza di Piero Gilardi, uno scultore di poliuretano espanso, più comunemente conosciuto come gomma piuma, e abbiamo imparato a fare le maschere di gomma piuma. Anni fa vennero a Napoli il Comedians, un gruppo di mimi e di teatranti di Barcellona, e imparammo da loro, copiammo, la costruzione di queste maschere costruite su trespoli che si montano sulle spalle, per cui si raddoppia l'altezza della figura. Per la strada è importante essere visibili, per cui una figura alta il doppio di una persona normale è articolata con delle braccia legate con gli spaghi e poi rivestita dei vestiti che a stoffa, a cattama, a resina, il mercato delle pezze vecchie. Le nostre maschere di carta pesta sono fatte sulla base delle cose che mi insegnò anni fa Renato Carpentieri, e cioè l'armatura di filo di ferro su cui si incolla la carta di giornale con la colla, poi si pitta e si possono indossare, si possono costruire su strutture da portare in giro. Nell'83 cominciamo questo itinerario del carnevale, perché il problema era sempre quello di organizzare dei laboratori, cioè non andare a scuola solo con la testa, ma anche con il resto del corpo, e cioè le mani, per fabbricare delle cose. Scoprimmo, no, appunto, grazie alla nostra rappresentanza dei genitori, la componente genitori del consiglio di circolo dell'istituto della scuola elementare, che a Carnevale si fittava la palestra delle iniziative private per fare il concorso La più bella mascherina. Cioè la gente si accattava i vestiti da mine dell'Ottocento, Zorro, che sa c'è, e facevano la sfilata e poi si premiava qualcuno. Dice, cazzo, il Carnevale è stata una cosa popolare, di rivoluzione, che non ha niente a che vedere col recupero delle tradizioni borghesi del carnevale tipo quello di Venezia, né con la grande spanciata di anche di cose che pseudo critica sociale tipo il carnevale di Viareggio, fatta con materiale